È probabile che abbiate già incontrato la rappresentazione di queste sinistre figure. Sembrano personaggi usciti da un racconto steampunk, ma sono realmente esistiti nel XVII secolo. Sono i medici della peste. Sebbene la cultura popolare li associ alla famosa peste nera del XIV secolo, i dottori della peste iniziarono a indossare la loro iconica maschera a becco lungo solo 300 anni dopo lo scoppio della famosa pandemia che devastò l'Europa. Il famigerato costume di questi medici apparve per la prima volta a Parigi nel 1619, creato dal francese Charles de Lorme, che lo indossò per combattere la peste parigina nello stesso anno. Le cronache affermano che egli curò la maggior parte dei pazienti durante l'epidemia con relativo successo, poiché Lorme era un medico esperto. Divenne famoso a Venezia quando curò il doge da una grave malattia. Fu anche scelto come medico personale della potente famiglia Medici e alla fine divenne anche medico di Luigi XIII. Il suo abbigliamento eccentrico lo rese famoso e fu imitato da altri medici, guaritori e ciarlatani. A causa dei molti falsi medici che indossavano questi costumi, i documenti dell'epoca affermano che questi uomini non facevano altro che terrorizzare ulteriormente i poveri appestati che già soffrivano della malattia. La loro sinistra presenza peggiorava le cose. La maschera a becco d'uccello era riconoscibile da lontano e incuteva timore a chi si trovava nelle vicinanze. All'interno del becco della maschera c'erano piccoli contenitori riempiti con elementi aromatici come menta, chiodi di garofano o lavanda. Si credeva che questo avrebbe allontanato i cattivi odori che si pensava fossero una delle fonti delle malattie. Ma la peste era diffusa dalle pulci dei topi che infestavano le città. Oltre al cappello a tesa larga e alla veste nera, avevano un bastone che serviva a tenere le persone a distanza e a dare ordini. Il trattamento principale indicato dai medici della peste era il salasso e l'uso delle sanguisughe, ma questi metodi erano inefficaci. Si dice che i medici della peste facessero ben poco oltre a contare i morti. Ma molti si sforzarono e morirono nel tentativo di contenere la peste. Il famoso astrologo Nostradamus era un medico della peste e si oppose al salasso come trattamento. Credeva che fosse una cosa del tutto innocua. A quel tempo i medici non avevano ancora accesso agli antibiotici e non potevano fare molto per aiutare i loro pazienti, nonostante i loro sforzi.